Buongiorno, chi è lei? Di cosa si occupa nella sua azienda? Sono Nicola Faccilongo, faccio parte della famiglia che gestisce questa azienda, ormai siamo la terza generazione. Noi facciamo agricoltura biologica, trasformiamo e produciamo pomodoro, olio, vino e olive da tavola. Dal prospetto fornitoci sulla sua azienda emerge il concetto di metodo paglione. In cosa consiste? Il metodo paglione è un metodo che rispetta i cicli naturali, rispetta la qualità dei prodotti, rispetta la natura dei prodotti e come filosofia generale abbiamo quella di manipolare il meno possibile i prodotti per garantire ai consumatori, a chi acquista il nostro prodotto, il gusto più sincero, più naturale possibile, quindi più vicino al prodotto fresco, senza troppe aggiunte, manipolazioni e sofisticazioni. Dalla sua risposta quindi deduco che la qualità e il sapore dei suoi prodotti l'aiutano a sopravvivere sul mercato, ma per quale motivo ha scelto di non vendere con certificazione bio? Non è che scegliamo di non vendere con certificazione bio. Il mercato a cui facciamo riferimento è un mercato che vuole prodotto di qualità. Sulla questione della certificazione bio pone un'attenzione minore, nel senso che il nostro cliente paga la qualità, non paga la certificazione. Il fatto di essere certificati bio invece deriva da una nostra convinzione personale che riguarda la necessità di un recupero di, non dico di determinati valori, ma determinate pratiche agronomiche, perché noi vediamo che il nostro territorio si sta impoverendo e sta manifestando numerosi problemi dovuti a pratiche di agricoltura industriale eccessivamente spinte. E quindi 20 anni fa, 23 anni fa, anche noi facevamo agricoltura industriale. Mio padre si è fatto un esame di coscienza, tra virgolette, e ha deciso che quel tipo di modello per lui non era più sostenibile. Non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, perché se io devo sostituire elementi naturali con elementi sintetici, a un certo punto si rompe un equilibrio e quindi produrre mi costerà sempre di più per avere un prodotto che è sempre meno qualitativamente valido. Secondo noi è un gioco a perdere e quindi abbiamo cercato di rompere questo circolo vizioso e fino ad oggi che il mercato ci sta premiando, ci ha premiato. Il territorio si sta organizzando per promuovere le produzioni locali, se sì come? Allora il territorio si sta organizzando anche se molto lentamente, molto in ritardo rispetto ad altre realtà. Tre anni fa abbiamo dato vita al consorzio per la promozione, la valorizzazione e la tutela della DOC Caccia e Mitte. Abbiamo iniziato organizzando i primi due festival del Caccia e Mitte. Stiamo cercando di fare sistema soprattutto sul vino, perché il vino dal punto di vista commerciale per un territorio è sicuramente uno dei prodotti più significativi. Poi a partire dal vino che si può costruire secondo noi tutta una serie di politiche e di azioni a cui agganciare gli altri prodotti. Però l'appeal che dà il vino non è quello che danno gli altri prodotti. Stiamo cercando di costruire un sistema. Il territorio che non è molto fertile da questo punto di vista, però ci stiamo provando, qualche piccolo passo in avanti la siamo riusciti a fare. Nota che il territorio in cui lei opera si è vocato per il biologico? Secondo me sì, è vocato per il biologico, specialmente le aree più dei Monti Dauni rispetto alla pianura, al Tavoliere, quindi la zona di Lucera, dei Monti Dauni settentrionali e meridionali, secondo me troverebbe una risposta nell'agricoltura, nel biologico, ma più che nel biologico io direi un tipo di agricoltura nemmeno biodinamica, ma un tipo di agricoltura che ascolti quelli che sono i fabbisogni della natura, perché biologico secondo me da un certo punto di vista è anche riduttivo, perché io le potrei parlare di vino biologico, nel disciplinare del vino biologico sono presenti numerosi prodotti che secondo me biologici non sono, quindi io direi di
al di là del biologico, di fare proprio un ragionamento su qual è la vocazione del territorio, qual è la vocazione delle persone che vivono su quel territorio, come coniugare questi due aspetti. Può riassumerci gli elementi di successo e le criticità dell'attività intrapresa? Allora, diciamo che gli elementi di successo sono quelli del fatto che cerchiamo di fare alta qualità e il mercato ci premia, garantiamo degli standard elevati e quindi riusciamo ad arrivare a dei clienti che sono disposti a riconoscere questa qualità dal punto di vista economico. Le problematiche riguardano molte volte le normative, che noi comunque siamo un'azienda molto piccola e siamo sottoposti agli stessi obblighi di una grande azienda. A volte le normative sono illogiche da molti punti di vista, nel senso che magari hanno una loro logica per grandi realtà aziendali, ma non per piccole realtà aziendali. L'altro aspetto che ci penalizza è il fatto di essere qui e quindi di avere vivere una situazione ambientale difficile. Noi, tipo nel 2015 ne abbiamo subito 4 furti, ci hanno rubato tutto l'olio, ci hanno rubato 2 bancali di vino, e questo viene da una situazione ambientale difficile, di criminalità, di difficoltà sociale, anche dal punto di vista della logistica. Noi siamo un territorio difficile da raggiungere, perché avremo bisogno di strade, ferrovie, di un'infrastrutturazione più importante. Dal punto di vista delle infrastrutture digitali, siamo indietro rispetto al resto dell'Italia, qui non c'è la fibra, io qui in azienda non ho il telefono fisso, sono costretto a utilizzare un ponte radio. Vuol dire, sono tante cose che rendono più difficile lavorare, ma non voglio stare qui a fare il pianto greco e elencare tutte le problematiche, però ci sono delle condizioni oggettive che ci pongono in condizioni di competitività, di minore competitività rispetto ad altre realtà, quali quelle che operano in Toscana, in Emilia Romagna, nel Piemonte. C'è una differenziazione dei prezzi in funzione del tipo di alimento prodotto e soprattutto della zona di vendita in cui vengono commercializzati, tra estero e domestico? Il listino è unico, l'unica cosa che abbiamo sull'estero sono i costi di trasporto che sono a carico, noi vendiamo Franco Italia. Quindi l'unica differenza è che l'acquirente estero deve farsi carico dei costi dall'Italia al luogo di destinazione delle merci. Una peculiarità della sua azienda è il cosiddetto catch and meet. Se può illustrarci la differenza che c'è tra le due versioni DOC di Lucera? Allora, in realtà esistono più versioni di catch and meet, perché ogni cantina la interpreta a modo suo, perché questa è una DOC che è stata ripresa da nemmeno 10 anni, quindi non c'era una tradizione consolidata di come può essere nel Chianti, come può essere nel Barolo. Quindi ogni cantina ha fatto una sua versione del catch and meet, anche perché il disciplinare permette, data l'elevata variabilità delle varietà, perdonate la tautologia, utilizzate, ognuno un po' fa la ricetta che vuole. Noi in realtà abbiamo pensato di fare 2 versioni del catch and meet. Una è una versione non base, ma una versione più vera, più vicina a quella della tradizione, che fa solo acciaio, che è fatta con Montepulciano, più vicina a quel vino che si beveva 50 anni fa. L'altra è una versione un po' sofisticata, che strizza un po' più l'occhio al mercato, che fa un po' di legno, è fatta col Sangiovese, che però stiamo cercando di eliminare per sostituirla con un nero di Troia in purezza. Quest'anno stiamo sperimentando un catch and meet nuovo, che vogliamo farlo riprendendo la versione originale vera, quindi facendolo senza macerazione sulle bucce, quindi facendo quello che era il vero catch and meet. Abbiamo fatto un primo esperimento l'anno scorso, lo stiamo riprendendo quest'anno perché stiamo affinando perché noi puntiamo molto su queste nicchie nella nicchia. Noi, per esempio, sul bianco facciamo un bianco che non è un bianco, che facciamo un orange wine, noi facciamo un bianco che fa 13 gradi e mezzo con macerazione sulle bucce, fa la fermentazione come se fosse un rosso. Quindi noi puntiamo molto su queste nicchie particolari, e anche su catch and meet stiamo lavorando per creare un prodotto molto molto particolare. L'orange wine che ha citato, che caratteristiche ha? È color miele, una
alcol molto, molto importante, si beve a temperatura ambiente e non è un vino, diciamo, da pesce classico, è più un vino da meditazione, quindi è molto molto particolare. Rispetto ai bianchi che si fanno qui, bianchi di Bombino, di Verdega, di Trebbiano, che sono comunque bianchi leggeri, beverini, questo non è un vino beverino. Cosa ne pensa dell'iniziativa Rural Camp a cui abbiamo partecipato? Beh, mi sembra una bella iniziativa, anche perché di solito gli agronomi in campagna ormai non si vedono più, di solito stanno solo dietro le carte, gli agronomi di campo è difficile trovarli. Quindi se iniziate già da subito a andare in campo, secondo me è una cosa molto, molto positiva. La ringrazio. Comunque è vero ragazzi, gli agronomi di campo non esistono.